E sono le note soavi che accompagnano ogni mattina del venerdì. Lino Damiani, buongiorno Lino. Caro Mario, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Ti sei appena svegliato, sento la voce ancora graffiata. Graffiata. Hai dormito poco oppure hai fatto bisboccia stanotte? Tutte e due. Zozzolone. ci terremo la tua voce graffiata, non vellutata come al solito, insomma. Ti ha svegliato Mirko Bonocore, una bella telefonata. Praticamente. Bello. Allora, che ci dobbiamo dire? Questo benedetto Festival di Roma sarà una figata? Guarda, mai edizione e si presenta in un modo incerto come quest'anno. Ah, incerto proprio, l'aggettivo è incerto. Aspettiamo venerdì prossimo per riparlarne, perché praticamente finirà domenica 17. È un'edizione molto strana. Sorvoliamo sul punto di vista politico, sull'atteggiamento e la situazione e atmosfera che si è creata. Diciamo, rimanendo all'interno dei film presentati, le proposte stimolanti e interessanti ce ne sono tante. Per esempio, la serata di apertura stasera si apre con L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi. Chi c'è come protagonista? C'è Elio Germano. Elio Germano è, insomma, si presenta come una commedia, diciamo, di grande livello, nella migliore tradizione della commedia cinica e un po' bad, un po' cattivella italiana, ed è anche sintomatico, insomma, che un festival apra con un film del genere. Ecco, però poi ci sono... Certo, Diego Veronesi, vuol dire che non ci sono i film, insomma. Oddio. Diciamolo. Sì. Vuol dire che non c'è roba. Se apri col Veronesi non c'è proprio ciccia, insomma. Temo proprio che... Anche se poi, per esempio, i premi alla carriera a Tsui Hark, a Jean-Marc Vallée, insomma, quelli sono molto molto interessanti. Però, per esempio, nel foyer della Sala Santa Cecilia ci sono i 130 ritratti di donne che si vedono nel film La migliore offerta di Tornatore. C'è l'omaggio a Massimo Troisi e ad Anna Magnani. Però ma non è arrivato manco Woody Allen, che in America è già pure uscito. Ci annunciavano questo Blue Jasmine di Woody Allen con Kate Blanchett, che doveva arrivare in Italia, vabbè, nelle sale a dicembre, però veniva presentato a Roma, ma neanche questo ho visto nella presentazione. C'è un film che è già uscito peraltro negli Stati Uniti, non è che dovevi avere chissà che, insomma. Sì, strano, no? Sì, ma più che altro adesso Woody Allen già uscito, insomma, l'abbiamo visto e rivisto, e dopo quello che ha combinato a Roma. Mamma mia, che brutta cosa che ci ha fatto. Forse ne abbiamo abbastanza, diciamo che gli concediamo un periodo di riposo, visto che ci ha regalato dei film talmente belli in 30 anni, in 40 anni, che insomma può anche riposarsi qualche anno e magari riflettersi un po' più a fondo. E poi c'è More Woody Allen, ma è molto molto secco, quelli secchi durano, c'hai ragione, durano. Mi tocca durare, vabbè. Ecco, però diciamo, nella selezione dei film in concorso, sicuramente uno da vedere è quello di Scott Cooper, che si chiama Out of the Furnace, con Christian Bale. Christian Bale è stato l'interprete del secondo Batman. Poi ci sono anche i nostri, c'è Mirko Locatelli che presenta I corpi estranei, con Filippo Timi, come attore è Filippo Timi, è la storia di un bambino da solo a Milano col papà, che è affetto da una grave malattia, giunti al nord per cercare un momento di felicità, una vita migliore. Ecco, probabilmente il tema della felicità è qualcosa che ricorre, che non abbiamo ancora abbandonato, cioè felicità nel senso di cercare, attraverso un periodo di sofferenza, sopportare quel tipo di sofferenza per avere una condizione migliore. Praticamente si ripropongono certi temi che in Italia non venivano raccontati al cinema e in letteratura prima della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo, quando il paese era a pezzi, che chiaramente non c'è nessuna corrispondenza
con questo, col nostro presente, visto che, come hai detto poco fa, il nostro presidente del Consiglio è un ufolo alla banda spaziale, non ti è venuto in mente immediatamente, vado a dire, le palle d'acciaio, io subito, alla banda spaziale. Ma è stata, cioè, una battuta goliardica di un giornalista? No, no, l'ha detto proprio lui, è un testuale, non è una battuta di un giornalista, l'ha detto proprio lui. Sì. Si è autoincensato, insomma, sostanzialmente. Cosa dicono all'estero? Gli hanno chiesto in una intervista all'Irish Times. La sua risposta è stata: "They say that Letta has balls of steel." Dicono che Letta ha le palle d'acciaio, capito? Ma così ha detto. Se l'è detto da solo all'Irish Times, in un'intervista rilasciata appunto al quotidiano irlandese. Ed era lucido. Ragazzi, è bello che io poi conosco Enrico, non è proprio da lui, non è da lui, insomma. Ma infatti a me è capitato di incontrarlo lì a Santa Maria Liberatrice, che giocava a pallone con i bambini. Insomma, mi sembra veramente un uomo così mite, no? Insomma, mi vengono in mente i film di Takashi Miike, quel giapponese che fa film d'azione pazzeschi con inseguimenti, sparatorie e scariche di ultraviolenza, sempre in modo anche abbastanza divertente, no? Capito. Ma un presidente del Consiglio che a un giornalista rilascia una dichiarazione del genere, c'è qualcosa in quella poltrona, evidentemente. È il potere mette sempre. Ma chi è che diceva che il potere poi alla fine dice una cosa talmente passeggera e poi soprattutto è il nulla, perché basta un forte mal di testa, un forte raffreddore, un febbrone a 38,5 che ecco che, no? In Italia non è così, Italia duri, cioè ci ha insegnato il grande e mitico Giulione Andreotti, di cui Letta è il vero figlio, insomma, diciamo. È il vero erede. Duri 60 anni, se sei bravo, Letta che ha fatto la vita? Mai nulla, capito? Questo, ricordati sempre questa cosa. Se tu vai a vedere, io l'altro giorno ho scritto un articolo sui quattro candidati alla segreteria del PD. Quattro segretari del PD hanno tutte differenze, però c'hanno una cosa che li accomuna, non hanno mai lavorato, ricordati. Hanno sempre campato di questa Renzi. Roba qui. No, Renzi dice di aver fatto per un po', ha lavorato in un'azienda di papà, ma conta, da ragazzino, a 24 anni Renzi era segretario di partito, per cui insomma... Non vendeva le aspirapolveri della Folletto, no, come Checco Zalone. No. Ah, no. Faceva la distribuzione dei giornali, dice lui, della CHL, che è l'azienda però di papà suo, quindi immagino che a 24 anni in realtà facendo il segretario di partito si sia occupato solo e prevalentemente, anzi decisamente solo di politica. E neanche Pittella. Pittella è proprio il classico funzionario di partito, insomma, meraviglioso, che non arriverà neanche tra i primi tre, quindi ce lo dimenticheremo presto. Quindi ricordo, in Italia questa è una carriera, quindi è una cosa diversa da come si fa all'estero, dove proprio passa lo Stormir di Fronda e Blair, dove sta Blair che è parlamentare? No, non esiste una cosa del genere. E dove sta Schröder, che era il grande cancelliere tedesco, sta da Putin a fare consulenze? Dove sta Clinton? Cioè, questi dopo devono lavorare. Lavoravano prima e lavorano dopo. Da noi fanno un solo lavoro, tutta la vita sempre quello, insomma, ricordati. Non esiste la carriera lavorativa precedente, non esisterà carriera lavorativa successiva, perché le garanzie poi anche in caso di uscita dal palazzo sono talmente sostanziali che non necessitano di mettersi a cercare un impiego, diciamo così. E questo è il problema, poi questo è il vero problema della classe dirigente italiana, che sa di essere lì a vita, e questo è il limite. Ma noi dobbiamo occuparci di bellezza, quindi lasciamo stare le balls of steel. Ufo robo, ci ricordiamo sempre solo Actarus che canta la sigla di Ufo Robo alla barda spaziale. Però l'ha detto lui, e lo voglio dire anche a Mirko Buonocore, a un certo punto ha voluto ammorbidire la cosa, cioè non ho detto attributi, no, ha detto proprio balls of steel in un'intervista all'Irish Times, proprio tecnicamente la traduzione è quella. Ho guardato un disegno animato con i bambini la sera precedente. Si è caricato, diciamo. Altrimenti anche come tipo di linguaggio sembra abbastanza inconsueto, no? Poi ha un quotidiano irlandese, gli irlandesi sono tendenzialmente un po' bacchettoni poi su queste cose. Molto credenti, poi. Capito, gli è uscita così, che dobbiamo fare? Vabbè, insomma, dal Festival di Roma ci aspettiamo cosa? Boh, chi lo sa, Guarda, la sezione più interessante è sicuramente quella per i ragazzi, che si chiama Alice nelle città, tant'è che è quella struttura che viene legata. È comparso uno splendido signore calvo in redazione, quindi voglio salutarlo, diciamo, ciao, buongiorno, ci siamo persi la macchina, no, tutto a posto, tutto regolare, benissimo. La sezione migliore, dicevi? Sì,
Sì, Alice nelle città. Alice nelle città. Alice nelle città, che è quella per ragazzi, e praticamente domani c'è, cioè già alle 16.30, sia per il pubblico che per gli accreditati, alle 16.30 in sala Santa Cecilia c'è Belle e Sébastien, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, è di un ragazzino orfano che stringe amicizia con Belle, che è un gigantesco esemplare di cane dei Pirenei che vive nei boschi intorno al paese. Poi il 10, cioè domenica, sempre sala Santa Cecilia, c'è Mete Goldi, Juan José Campanella, storia di un ragazzo timido ma di talento che vede il giocatore di calcio Balilla del biliardino animarsi magicamente per aiutare a salvare il suo villaggio e a riconquistare il suo amore d'infanzia. Ecco, poi poi c'è anche un altro film molto molto interessante, è il Romeo e Giulietta di Carlo Carlei, cioè produzione inglese, cast statunitense, regista italiano, tutto girato a Cinecittà, che è già uscito negli Stati Uniti, viene presentato lunedì, sala Santa Cecilia alle 17.30, poi ci sono i Manetti Bros con Un Song a Napoli, poi abbiamo ancora un altro regista molto interessante, poco conosciuto, Cosimo Alemà, che presenta La Santa. Anche qui c'è regista sconosciuto, produzione sconosciuta e anche il cast assolutamente di attori emergenti. Insomma, le opere ci sono. C'è un'altra cosa molto, molto curiosa: Eli Roth, che era uno degli interpreti del film di Tarantino, Bastardi senza gloria, che presenta The Green Inferno, questo dunque il 12, che è martedì, alle 10.30, alle 10.30 di sera in sala Santa Cecilia, che è un ritorno, come dire, segna un po' il ritorno del cannibal movie all'italiana. Pensate che cosa siamo riusciti a combinare noi negli anni 70, una cosa incredibile. Cioè, ancora ora c'è qualche regista americano che prova, come dire, a fare film come lo facevano gli italiani negli anni 70. Poi ancora dentro Alice nelle città, il cuore di Le Cours de Babel di Julie Bertuccelli, questo c'è il 16 sia in sala Petrassi che in Teatro Studio 3, insomma le proposte ci sono. Poi c'è la sezione del Cinemaxi. Cinemaxi dovrebbero essere un po' il cinema del presente, le opere più sperimentali, e qui c'è un nostro caro regista, Vincenzo Marra, che presenta L'Amministratore, e poi anche un Glauco Camaleo di Luca Trevisani. Vabbè, poi c'è, insomma, la sezione... c'è un po' di roba. Sì, sì, ce n'è, si tratta di vedere esattamente ora che tipo di identità è andato a dare in questa edizione, che dovrebbe essere l'ultima, perché pare che Marco Müller ha già disdetto l'appartamento, perché sa che alla fine di questo festival sia lui, sia il presidente, sia il direttore generale non saranno riconfermati. Del resto, vi ricordate i tafferugli quasi praticamente con regione e comune che entravano a gamba tesa per la nomina del nuovo direttore? Insomma, uno spettacolo poco 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 dignitoso nella nomina di un direttore di un festival del cinema che deve dare in qualche modo visibilità a Roma verso il mondo, attrarre stampa, acquirenti, distributori, produttori da tutto il mondo, e invece diventò, insomma, per un periodo tra l'altro anche lungo, perché durò più di un mese la diatriba, insomma, teatro di uno scontro politico senza esclusione di colpi. Ma la cosa curiosa è che rispetto alle cose che racconti tu della settimana, che insomma secondo me farebbero impallidire anche il miglior casca del messaggio dell'imperatore, ci sono alcuni autori, no, che si vedono soltanto ai festival. Nel caso di Elisabetta Sgarbi, che non so, presenta addirittura due opere, Racconti d'amore e Quando i tedeschi non sapevano notare, due opere girate quest'anno. Elisabetta Sgarbi è un'autrice che c'è soltanto nei festival, c'è a Venezia o a Roma o a Torino e poi basta, poi non la si vede mai in una rassegna, mai a presentare un film, no, però nei festival puntualmente c'è quasi sempre. Hai capito? È una cosa curiosa, perché per esempio i Cahiers du Cinéma, quando è uscito Grande Bellezza al Festival di Cannes, si chiedevano come mai Sorrentino, in tutti, ogni film che fa, ormai è il sesto film che partecipa, viene sempre selezionato al Festival. Ma perché?
si chiedevano, no? E così un po' è il caso di Elisabetta Sgarbi. Poi abbiamo la sezione Prospettiva Italia, che riguarda il documentario, cioè il cinema del reale raccontato proprio in formula realista, che adesso ha un po' ringalluzzito tutti gli autori di documentari, e praticamente non c'è occasione dove non sono presenti e tornano a riaffermare l'importanza del cinema documentario, che è vero che in Italia né in televisione né al cinema vengono presentati, spesso sono molto molto belli, ma sono interessanti soprattutto le storie degli autori e anche i loro percorsi produttivi, perché paradossalmente il documentario è l'unica formula veramente libera da ogni condizionamento, perché il finanziatore può essere un ente pubblico, un istituto religioso, una piccola azienda, un'associazione, una onlus, può essere chiunque, e questa cosa, se da un lato dilata molto i tempi per chiudere la cordata produttiva, dall'altro lascia veramente una profonda libertà e anche crea sinergie con persone con delle ambizioni molto molto intime. Sarebbe interessante, caro Mario, io ci sto pensando da un po', per esempio fare un documentario su Mario Adinolfi, su tutte le sue attività, perché questa cosa di cui tu accenni, vedi per esempio che la stampa apre con notizie farlocche, no? Senza andare al cuore, no? Delle questioni, diciamo che il cinema in qualche modo è stato sempre sbeffeggiato negli ultimi 15 anni, perché rispetto alla televisione, che veniva, insomma, che faceva proposte molto più rassicuranti nelle scelte di fiction, in un certo modello da diffondere in tutte le trasmissioni e così via, il cinema in qualche modo mette il dito nella piaga, perché magari va a trattare certi temi senza quella prudenza, no? Diciamo, che impone il piccolo schermo. E questa cosa della notizia è veramente, insomma, anche un po' inquietante, molto, se vogliamo. Molto orwellianamente, no? Inquietante. Ma ti fermo un'abilità, rientriamo subito dopo con altre notizie d'agenda. Abbiamo qualcosa, per esempio, di teatro di ricerca? Sì, c'è uno. Lo sapevo che c'era teatro di ricerca. Dai Lino, dacci respiro, cosa dobbiamo fare questo fine settimana oltre ad andare al Festival di Roma? Ecco, diciamo che possiamo chiudere la parentesi Festival di Roma con gli incontri di cinema, questa sorta di masterclass. Domani alle 16 in Sala Petrazzi c'è l'incontro con John Hurt. John Hurt, per intenderci, è l'attore che nel primo Alien è il primo che partorisce il mostro. Ha interpretato anche 1984 di Orwell, tra l'altro, John Hurt. Sì. Poi c'è Jonathan Demme, che c'è domenica, Alex de la Iglesia sempre domenica, e poi Spike Jones, che ha anche un film con la Scarlett Johansson, questo lunedì 11. E la tua amica Scarlett non viene? Sì, è in stand-by. Se viene ti deve telefonare, lo sappiamo noi, lo sappiamo, ce l'hai detto. Me lo auguro. Falla venire a casa tua di venerdì mattina, mi raccomando, così poi facciamo lo scoop. La incrociamo anche in albergo, va bene. Ecco, anche guarda la mia. Allora dopo è arrivata la telefonata da un'altra casa, una certa... Ma senti, Bonocore, che te piazza, Enrico Montesano, lui c'ha proprio... È incredibile, Bonocore, è incredibile. E poi forse ancora un incontro interessante, tra l'altro c'è anche Checco Zalone. Grande. Il 14, Sala Petrassi alle ore 17, perché è un fenomeno, qui è, insomma, si è creata una cosa pazzesca. E... 18 milioni in 4 giorni è un fenomeno, sì, insomma. Ma pare che sia quasi già oltre i 20 adesso. Già oltre i 20, con 2 milioni, quasi 3 milioni di persone. Che hanno visto, lo spettacolo, che hanno visto il film. Roba enorme, insomma. Dai. Sì, infatti. E poi dicevamo gli incontri. Ecco, un altro incontro interessante è mercoledì 13 in Sala Petrassi alle 17:30, quello con Wes Anderson. Wes Anderson, per intenderci, è il regista di Houston, questo ragazzo del 69. Che ha diretto Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, oppure Treno per Darjeeling, oppure bello. I Tenenbaum, Rushmore, Colpo da dilettanti, e che adesso, l'anno prossimo, a gennaio, dovrebbe uscire Grand Budapest Hotel. Ecco, questo è, insomma, Wes Anderson è tra i più, forse, sì, molto molto interessanti. Per chiudere con la retrospettiva su Ercole.
Ercole italiano, sì, ah. Vedremo le fatiche di Ercole di Francisci, poi la vendetta di Ercole di Cottafavi, Ercole al centro della terra di Mario Bava del 61, arrivano i titani con Giuliano Gemma di Duccio Tessari del 62, Magiste all'inferno di Freda 1962, le gladiatrici di Antonio Leon Viola, un po' tutto il cinema dedicato ad Ercole di quel periodo, e poi per chiudere ci sarà un omaggio a Fellini con Le tentazioni del dottor Antonio, restaurato, Processo di Verona di Lizzani e Nella città l'inferno di Castellani. Ecco, questo è il Festival di Roma. Per le uscite, diciamo che per la gioia del nostro Flavio Grasselli, questa settimana esce Jeune et Jolie di François Ozon, cioè Giovane e Bella, con questa fantastica modella, attrice giovanissima, Marine Wacht, è diciamo l'uscita della settimana, perché è la storia di una ragazzina di 17 anni che senza alcuna spiegazione insomma scompare pomeriggi interi, la madre le trova un sacco di soldini nella borsa, nell'armadio, e poi non capisce tutti questi vestiti, questi abiti firmati, perché il pomeriggio si prostituisce con persone anziane. Ecco. Abbiamo insomma l'instant film, ecco, diciamo così. L'instant film, che la cosa interessante di questo film è da un punto di vista del linguaggio assolutamente deludente. Io tra l'altro l'ho visto a Luxor, a Parigi, a questo nuovo cinema con i geroglifici egiziani sulle pareti, che è stato restaurato e riaperto quest'anno dopo essere stato chiuso per 20 anni. Cioè, non è tanto il fatto che lei si prostituisca e ha soltanto 17 anni, ma è questo vuoto intorno in una famiglia borghese dove tutti hanno deciso di non interessarsi, i genitori non si interessano alla figlia, lui non si interessa a lei, lei non è interessata a lui. C'è il personaggio di un fratellino di 10-11 anni, ecco, lì è molto molto azzeccato. Per il resto, insomma, è un'opera inferiore rispetto alle aspettative. Resta questa ragazza, questa Marine Wacht, bellissima, che tra l'altro l'altro giorno era a Firenze, perché c'è questa France Odeon, questa rassegna di cinema francese che si tiene a Firenze, e ha pensato bene di intervenire, ed è veramente una giovane Letizia Castà, è di quel tipo, bella, lì. Bella, molto bella, sì, si è vista. Assolutamente, veramente, la bellezza classica francese di Saint-Germain, di San Germano del di Prato. Di San Germano dei Prati, vai, altra roba da segnalare? Machete Kills, di Rodriguez, non potevamo ignorare il secondo episodio, dove un presidente degli Stati Uniti si vede minacciato e decide di affidarsi a Machete Kills per risolvere il problema. In cambio gli offre la cittadinanza americana e una fedina penale lavata e stirata. Grande. E qui film come al solito incentrato su sesso e violenza all'ennesima potenza, diciamo che si rifà un po' a certo cinema degli anni 70, un film di genere che non conosce crisi, anzi è molto molto divertente. Questo è Machete Kills di Rodriguez. Dopodiché abbiamo poi andiamo al teatro. Vai. Sono due proposte diametralmente opposte. Da un lato ci sono i Momix al Teatro Olimpico, ormai vengono a Roma da più di 30 anni, presentano Alchimia, e qui insomma la gravità, la bellezza della danza, è veramente sorprendente, le soluzioni coreografiche, è anche uno spettacolo molto molto indicato per ragazzi. Insomma, ormai è una tradizione, i Momix vengono ogni anno e questo è al Teatro Olimpico. E poi non è proprio teatro di ricerca questa volta, ma è praticamente all'interno di Roma Europa Festival, si chiama Daria De Florian e Antonio Tagliarini, diciamo è più tradizionale. La cosa interessante è, da un punto di vista drammaturgico, di due artisti, un attore e un'attrice, che scrivono, sono anche autori, curano anche la regia, che in qualche modo
da una indagine su una crisi esistenziale, intima e politica, lasciano, quattro donne lasciano un messaggio, scrivono ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, ed è ambientata nella crisi economica greca, e vengono trovate appunto le salme di queste quattro donne pensionate che si sono tolte volontariamente la vita per non dare peso allo Stato, ai medici, ai farmacisti, a tutta la società, insomma, di problemi perché si devono curare e così via, decidono di abbandonare, di togliere il disturbo. C'è anche una bella ironia, sono degli artisti che probabilmente meriterebbero più spazio, questo si tiene al Teatro Palladium, è iniziato ieri sera fino a domenica sera alle 20:30, durata 75 minuti, se quindi siamo nella norma. Un'ora e un quarto gli reggo, insomma. No. Ecco, poi andiamo all'arte, c'è questa bella mostra di Antoniazzo Romano a Palazzo Barberini. Antoniazzo Romano è un artista centrale del Rinascimento, a lungo molto attiva a Roma e nel territorio laziale, pensate che aveva la bottega all'attuale Piazza Rondanini. Vedi? Va dietro... Antoniazzo, grande Antoniazzo. Antoniazzo Romano, dietro... Quante dietro... belle rime si possono fare con Antoniazzo, perché non danno più nomi così, capito? Pensa a scuola come si divertivano con Antoniazzo. Vabbè. Sì, infatti, contemporaneo di Piero della Francesca, di Melozzo da Forlì, del Ghirlandaio, Perugino, insomma, quindi siamo proprio in pieno Rinascimento, nel trionfo degli ori, e per chi avesse proprio voglia di saperne di più e di vederlo a fondo, mercoledì 13 novembre alle 10 c'è una bellissima visita guidata di Barbara Martuscello, che durante l'anno abbiamo più volte citato quando tiene questi incontri anche alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, per guardarsi un po' tutta la mostra di Antoniazzo Romano, Pictor Urbis, a Palazzo Barberini. Dopodiché torniamo un attimo alla sperimentazione, perché da ieri sera e questa sera all'Opificio Telecom Italia si celebra la musica elettroacustica di Luciano Berio. Parliamo di videoarte, un'opera di 50 minuti in cui si racconta un momento storico di un gruppo che nasce, di sperimentazione, che nasce nel 1955, e presentano appunto questi momenti che si chiamano, di ricerca di opere, si chiamano Perspective e Momenti, e poi il tema, cioè l'omaggio a Joyce di Luciano Berio. È un periodo magico, un artista che abbiamo già citato qualche settimana fa, insomma, rimane ancora molto molto interessante, ancora molto molto da dire. Poi andiamo al teatro e al Palazzo Corsini, che si trova dentro Villa Panfili, entrando dal Gianicolo, la Casa dei Teatri. C'è fino al 26 gennaio, quindi è stata appena aperta ieri, Prigionia Invisibili, il teatro di Samuel Beckett e il mondo contemporaneo. Bello. Ed è un percorso all'interno di elementi scenografici, installazioni, fotografie, ma soprattutto interviste con Samuel Beckett, che come sapete viveva in questa casa e davanti alla finestra si era fatto costruire un muro per lavorare meglio sull'immaginazione. E diciamo quella profetica messa in scena di Aspettando Godot, andiamo, non si muovono, è un po' più che mai attuale, mi sembra. Bravo, che dici, bravo, Mario? Così, esattamente così, hai perfettamente ragione. Il Beckett parigino che andrò a salutare al cimitero del Père Lachaise, io fra poco un aereo per Parigi, caro il mio Lino Damiani. La cosa che mi fa arrabbiare tutte le volte è pensare che il Louvre fa 9 milioni di visitatori, il museo più visto al mondo, e nei primi 10 musei del mondo ci sono 3 musei parigini, il Louvre, il Pompidou e il Museo d'Orsay, e non ce n'è neanche uno di Roma. Guarda, è una cosa che mi dà un fastidio questa. Ma è una cosa strana questa cosa, che in Italia non cambia mai. Pazzesco, il primo museo italiano è al 19° posto, gli Uffizi. Ma hai letto la Francia, l'industria culturale, esatto, che ha superato... È il petrolio, per noi dovrebbe essere il petrolio, come per i francesi. E guarda, basterebbe andare, ecco, veramente a farsi una camminata al Père Lachaise, che è un cimitero, poi non è che sì, dove sì,
vedi ancora i ragazzini sulla tomba e Jim Morrison, vedi quelli sulla tomba e Baudelaire, vedi appunto, io vado sempre a salutare Samuel Beckett perché è una bellissima proprio tomba, la vorrei così, bella, liscia, senza nomi, meravigliosa insomma, poi proprio in marmo rosa, e anche solo quello insomma, attira tantissima gente, noi non siamo in grado, abbiamo per esempio anche noi un cimitero bellissimo, il cimitero cattolico dei vicino alla piramide, dove ci sono sepolti tra l'altro personaggi come Keats, Shelley, il figlio di Goethe, esatto, sì. Roba, però anche lì non vedi mai nessuno, un posto tra l'altro meraviglioso, sì, però molto bello, la differenza proprio sostanziale tra saper costruire turismo in una città che secondo me Parigi è bella, però non è neanche l'unghia di Roma, insomma, no, per bellezza, appunto. Ma assolutamente no. Eppure, molto troppo... leggi questo consumo culturale, vedi 8.880.000 persone al Louvre, sì. Primi 10, 3 musei sono francesi, primi 10 del mondo, sì. E noi. Forse però... i musei vaticani sono gli sì, unici. I musei vaticani possono... ci sono, però non vengono considerati italiani perché sono vaticani, appunto. Ah, giusto. Però loro non sanno clonare i biglietti dell'ATA. Bravo. Non le sanno fare quelle cose. Ottimo link finale, Carolino. Questo è il dramma. Hai ragione perfettamente tu. Grazie, Lino Damiani. L'ultima segnalazione. Vai. Finalmente si è conclusa il restauro della Chiesa degli Artisti e passando a Piazza del Popolo approfittate di vedere la cupola ellittica dentro la Chiesa degli Artisti e guardando il tridente, quella sul lato sinistro. Bravissimo, e così questa è una cosa gratis che potete fare oggi, quindi andate a fare questa passeggiata e finalmente sono liberati da impalcature varie alla Chiesa degli Artisti. Grazie a Lino Damiani, buona Grazie giornata. Grazie a voi ai nostri ascoltatori. Un saluto al nostro autore di Agenda Cult, ultima pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta con Citofonare di Nolfi per i saluti finali.